Ma sì, questo è uno strano paese, vede, perché in teoria non dovrebbe essere necessario andare a intervenire sul codice penale per casi come questi, quindi per casi che riguardano la legittima difesa, oppure un altro tema di grande attualità che è quello dell'omicidio stradale, di cui tutti invocano l'introduzione come nuova fattispecie di reato, perché Adesso il ne codice parliamo, penale. peraltro, adesso ne Sì, parliamo. esatto, perché il codice penale già prevede in teoria tutta una serie di strumenti con cui i magistrati possono applicare nella maniera giusta la legge in base alla gravità del fatto. Se c'è l'eccesso di legittima difesa è giusto che sia disciplinato, il problema è come viene interpretato e applicato. Perché il caso di Stacchio, piuttosto che l'altro caso, sono evidentemente dei casi in cui queste persone hanno visto messa a repentaglio da una parte la propria vita, dall'altra comunque il profitto del proprio lavoro e sono intervenuti. Perché noi chiediamo di abolire l'eccesso di legittima difesa? Perché ci troviamo costretti dal fatto che nella prassi questa norma non viene interpretata in maniera corretta e quindi chi viene aggredito, chi viene rapinato, chi si trova i ladri in casa diventa poi il colpevole, viene messo sotto processo alla vita rovinata, mentre invece chi rapina, chi ti entra in casa e chi ruba si trova tranquillamente libero di circolare, non viene, se arrestato, non viene incarcerato con la detenzione preventiva, nonostante poi magari quella la si usi invece per altri reati meno pericolosi socialmente, ma che magari danno più visibilità al magistrato di turno se persegue un determinato soggetto. Quindi, come sempre in questo paese, il problema è che le norme buone ci sarebbero già, il problema è come vengono interpretate. Ovviamente non bisogna generalizzare perché ci sono magistrati che fanno egregiamente il loro lavoro, ma purtroppo ci sono anche dei casi come quelli che avete citato in cui si creano delle oggettive ingiustizie e in cui quindi il legislatore è obbligato a intervenire con dei Sì, rischi poi, perché come sempre quando si certo. interviene sul codice penale ci possono essere dei rischi perché si va a creare nuove fattispecie o si vanno a cristallizzare delle situazioni che invece necessiterebbero un controllo caso per caso da parte dei Sì. giudici.